Buongiorno a tutti, sono Maria Picci, la dirigente dell'ufficio per il Lazio, il Molise e la Calabria. Grazie per aver scelto di partecipare a questa sessione e di essere qui con noi. Lazio, Molise e Calabria, un ufficio che è territorialmente disomogeneo, che si colloca infatti in diverse aree geografiche. Con il Lazio che diciamo, la fa da padrone anche per la presenza di Roma Capitale e della sua città metropolitana. Tuttavia, questi sono i motivi per cui le dinamiche demografiche, sociali, economiche, che possono anche essere le stesse, hanno in realtà un impatto e un effetto assolutamente e profondamente diverso. Nelle tre regioni, perché diversi sono ovviamente i contesti in cui questi si sviluppano. Contesto storico e soprattutto, come dicevo prima, anche di dimensioni, sia territoriali ma anche di popolazione. Infatti passiamo dal Lazio con poco più di 5 milioni a 750 mila residenti al Molise che invece ne ha diciamo, poco più di 300 mila e 500 di residenti, e passando per la Calabria che invece ha poco meno di 1.900.000. Quindi assolutamente territori differenti. Non possiamo quindi fare un confronto fra le regioni, ma piuttosto in questa sessione cercheremo di collocare queste tre regioni all'interno dell'intero paese. Lo faremo con un intervento sui principali indicatori di struttura della popolazione per sesso, età e cittadinanza, a cura della dottoressa Paola Francesca Cortese. Lo faremo attraverso alcuni indicatori della popolazione per titolo di studio e condizione professionale con l'intervento del dottor Pasquale Binetti. Lo faremo con le informazioni censuarie che si possono appunto desumere dai censimenti nei comuni in particolare, secondo la strategia nazionale delle aree interne. Infine, ma non ultimo, ci sarà l'intervento dell'ingegner Maurizio Iorfida, responsabile dell'ufficio di statistica della Regione Calabria, che invece ci proporrà e ci illustrerà come sono stati utilizzati i dati censuari all'interno proprio della regione per la governance del territorio. Vi auguro quindi un buon ascolto e spero che tutto quello che, di cui parleremo oggi sarà spunto anche di riflessioni e magari anche di future collaborazioni per chi vorrà e chi ci contatterà. Grazie a tutti e buona continuazione di giornata. Grazie Maria, prendo allora io adesso la parola con il primo intervento, spero riusciate a vedere il mio materiale, lo sto mandando in presentazione in maniera che sia più pulito sullo schermo, fatemi sapere, io ancora non lo vedo in presentazione, eccolo qui, ci siete anche voi in presentazione? Allora Sì, io parto. Paola, puoi continuare. Grazie, regia. Allora, il mio intervento sarà calibrato sulle caratteristiche strutturali della popolazione residente nelle tre regioni, con riferimento alla composizione per sesso, età e cittadinanza. Allora, intanto partirei da nord verso sud, quindi la prima regione che entra in questo mio intervento è il Lazio. Il Lazio è una regione che nel 2019 raccoglie il 9,6% dei residenti in Italia, quindi una quota percentuale molto elevata, e anche in crescita rispetto al 2011, anno in cui la sua incidenza sulla popolazione residente in Italia era pari al 9,3%. Con riferimento sempre alle incidenze percentuali dei residenti laziali sui residenti in Italia, il grafico a barre fa vedere quella che è la variazione nel tempo a partire dal 1951. Rispetto a quell'anno, nel 2019 ci sono ben 2.414.000 e oltre residenti in più, con un incremento netto percentuale del 72,3%.
Si tratta per il Lazio di una fotografia censuaria che riporta la popolazione residente a 5.755.700 abitanti, come di già anticipato dalla dottoressa Picci, e rispetto al 2019 vi è un decremento del meno 3 per 1.000, però non confermato in termini di incremento medio annuo, quindi si tratta in questo caso di incremento, con riferimento al 2011. Tra il 2011 e il 2019, infatti, l'incremento medio annuo è pari a 5,6 per mille. E si conferma nel Lazio nel 2019 la maggiore incidenza della popolazione femminile rispetto alla popolazione maschile, che si assesta a 71, al 51,7%, e l'età media è pari della popolazione complessiva residente, pari a 45 anni, appena al di sotto del valore dell'età media riscontrata tra i residenti in Italia. Come si può notare dalla piramide riportata nel grafico, la famosa piramide della popolazione per classi di età nello specifico e per sesso, riportata con riferimento al 2011 e al 2019, la popolazione invecchia e perde una capacità di recupero del saldo già a partire dalle età più giovani, che sono forse quelle più penalizzate in termini di crescita di bilancio. Si registra una progressiva perdita di capacità di crescita per effetto della riduzione della natalità, appunto, come già abbiamo visto. Nei 30 anni tra il 51 e l'81 i censimenti hanno fotografato un incremento medio annuo pari al 13,2 per mille, che è quasi il triplo dell'incremento medio annuo registrato in Italia. Tra il 1981, il censimento del 1981 e il censimento del 2011, questo incremento mantiene il segno positivo, questa variazione mantiene il segno positivo, ma decresce in termini di valori assoluti, essendo pari al 3,2 per mille. Negli ultimi 8 anni, tra il censimento generale del 2011 e il censimento permanente del 2019, si ha un incremento di 252.000 unità, ovvero un incremento medio annuo pari a 5,6 per mille. Nel grafico è riportato l'andamento della popolazione laziale residente nel Lazio dal 1951 al 2019. 19 con riferimento alla riga, alla curva, mentre il grafico a barre dà conto delle differenti variazioni medie annue per 1.000 residenti registrate nel Lazio e registrate in Italia. Si può notare come il Lazio abbia delle variazioni in positivo, tranne che per l'ultimo anno, sensibilmente superiori alle variazioni nazionali. Sempre nel Lazio cresce il peso della popolazione residente maschile, ma non raggiunge mai il valore misurato in Italia. Cresce l'età media della popolazione residente, ma non raggiunge il valore misurato in Italia. E cresce l'indice di vecchiaia, pur mantenendosi al di sotto del valore misurato in Italia. L'indice di vecchiaia, tra l'altro, ovvero l'età media, tra l'altro, nel Lazio cresce anche con riferimento alla popolazione straniera. Parliamo quindi della popolazione straniera, sono i residenti nel Lazio di cittadinanza non italiana, rappresentano al 2019 il 10,9% dei residenti nel Lazio, con un incremento rispetto al 2011 di quasi 3,03 di 3 punti percentuali. Si tratta di 629.171 residenti nel Lazio di cittadinanza non italiana, con un incremento rispetto allo scorso anno dello 0,4 per mille. Questo incremento è però maggiore se si considera il lasso di tempo tra il 2011 e il 2019, essendo infatti pari al 5%. L'incidenza della popolazione femminile maschile è appena più elevata che non nella popolazione nel complesso, nel Lazio naturalmente, e si tratta del 51,9%. L'età media è di 36,4 anni contro il livello nazionale che è di 34,7 anni, quindi leggermente più vecchia. La popolazione residente nel Lazio è prevalentemente, come si può vedere dal grafico, proveniente dai paesi dell'Unione Europea.
Andiamo a vedere adesso un dettaglio tramite un cartogramma che ci dà conto, diciamo, delle aree anche a livello comunale. Possiamo notare come l'ampiezza demografica dei comuni laziali sia maggiormente evidente, sia maggiormente consistente, naturalmente, a Roma Capitale, ma comunque lungo tutto il litorale tirreno, soprattutto nella parte ancora della provincia di Roma e della provincia di Latina, Latina compresa, e intorno al centro attrattivo di popolazione di Roma Capitale. E l'incidenza della popolazione straniera è anche evidentemente pesante e importante intorno a Roma Capitale, ma si sviluppa sempre lungo il litorale tirreno e in altri territori più spostati a nord della regione. L'età media della popolazione laziale è riportata nella prima delle due rappresentazioni cartografiche presentate in questa slide. In particolare si nota come la popolazione abbia un'età media molto più contenuta nel circondario, nell'area metropolitana di Roma, mentre invece va via via ad invecchiare verso la periferia della regione, in particolare verso il nord della regione in provincia di Viterbo e verso il nord-est nella provincia di Rieti. Il rapporto di mascolinità, che dà conto di quanti maschi ci sono ogni 100 femmine, e dà conto nel secondo cartogramma riportato di una particolare maggiore incidenza della popolazione maschile in alcuni comuni della provincia di Rieti. Passerei adesso al Molise. Il Molise è, rispetto al Lazio, chiaramente ha delle caratteristiche demografiche molto differenti, in particolare già a partire dall'incidenza che la popolazione residente in Molise ha sulla popolazione residente in Italia, si nota quanto sia grossa la differenza. Si tratta dello 0,5% nel 2019, ho riportato il secondo decimale perché altrimenti non avrei potuto dar conto del decremento, seppur minimo dal punto di vista dei decimali, appunto, che c'è stato comunque rispetto al 2011. La stessa incidenza percentuale dei residenti nel Molise sui residenti in Italia è rappresentata nel diagramma barre che vedete nella slide, e anche qui si dà conto dal 1951 al 2019 di una riduzione di 106.307 residenti, pari a un meno 26,1%. I residenti nel Molise sono in tutto 300.516, anche questo è un dato che già aveva ricordato la dottoressa Picci. Si ha un decremento rispetto allo scorso anno particolarmente pesante, pari al meno 10,8 per mille, che però, diciamo, considerando gli 8 anni tra il 2011 e il 2019, acquisisce, diciamo, una dimensione un po' più contenuta ed è pari a meno 5. A meno 5,3 per mille. L'incidenza della popolazione femminile è superiore sulla popolazione maschile, come si può notare, è però leggermente inferiore rispetto al dato laziale. L'età media è di 46,7 anni, quindi leggermente, forse un po' più che leggermente, più elevata rispetto al dato italiano, e osservando la piramide si può notare come anche in Molise si sta realizzando un progressivo invecchiamento della popolazione. Il Molise purtroppo registra una progressiva perdita di capacità di crescita per effetto della riduzione della natalità, ma anche per effetto dei flussi migratori degli italiani verso altri territori, dei molisiani in questo caso, e della riduzione della immigrazione in entrata dei cittadini con cittadinanza non italiana. Nel trentennio che va dal 1951 al 1981 si ha un decremento sistematico pari al meno 7,1 per mille della popolazione residente. Nel trentennio successivo il decremento medio annuo si riduce, ma si tratta sempre di un decremento, tant'è che nel rapporto si parlerà di un decremento sistematico che è pari a meno 1,5 per mille.
Si conferma ed ulteriormente si aggrava il decremento medio annuo tra il 2011 e il 2019. Come si può notare, soprattutto con riferimento alle barre del grafico che è presentato nella slide, il confronto tra le variazioni in Italia e le variazioni in Molise mettono in evidenza cruda, le differenze di andamento della popolazione tra la realtà regionale e la realtà media nazionale. Negli ultimi 8 anni in Molise cresce il peso della popolazione residente maschile e si conferma essere più consistente rispetto al valore misurato in Italia. Cresce anche l'età media della popolazione residente e si mantiene anch'essa sempre più elevata rispetto al valore misurato in Italia e cresce l'indice di vecchiaia, questo con un ritmo molto più sostenuto rispetto al dato misurato in Italia. Si nota infatti che la differenza che c'è tra l'indice di vecchiaia relativo al 2019 uguale a 226,2 e l'indice di vecchiaia registrato solo 8 anni fa pari a 178,1 ed anche il confronto con i relativi dati italiani posti a fianco nelle immagini. Gli stranieri residenti nel Molise sul totale dei residenti nel Molise rappresentano il 4,2% in incremento rispetto al censimento del 2011. Si tratta complessivamente di 12.768 persone residenti in decremento rispetto all'anno precedente, ma con un incremento medio annuo negli ultimi 10 anni pari a più 5,9%. L'incidenza della popolazione femminile è, al di sotto del 50% con riferimento alla popolazione totale residente nel Molise, si assesta al 49,5%, e per quanto riguarda la popolazione residente di cittadinanza non italiana, e l'età media è pari a 34,3 anni, ben al di sotto di quella che è l'età media dei cittadini italiani residenti in Molise. Anche in Molise, come nel Lazio, la popolazione con cittadinanza non italiana residente arriva prevalentemente dai paesi dell'Europa. Andiamo ai cartogrammi, per ampiezza demografica si può notare come il Molise non raggiunga mai valori estremamente elevati data la leggenda riportata in basso. Naturalmente, come c'era da immaginarsi, la maggiore consistenza demografica, ampiezza demografica tra i comuni si registra proprio a Campobasso e ad Isernia. Con riferimento alla popolazione straniera si nota come essa incida molto e insisti molto sul litorale Adriatico, ma anche ai confini con la regione, con il Lazio, risulta essere abbastanza consistente. L'età media della popolazione del Molise presenta, se riportata in cartogramma, una variabilità abbastanza elevata. Si può notare però come i comuni che si affacciano sulla costa abbiano un'età media, siano più giovani rispetto ai comuni che invece stanno sull'Appennino. Con riferimento al rapporto di mascolinità, direi che si può parlare nuovamente di una particolare eterogeneità. Forse si può anche aggiungere che ai confini con le altre regioni, i comuni confinanti con le altre regioni, mostrano un rapporto di mascolinità più elevato rispetto agli altri comuni. Paola, sei a 5 minuti. Perfetto, passo in Calabria. I residenti in Calabria sono il 3,2% dei residenti in Italia e rappresenta questo valore un valore in decremento rispetto al 2011. Come si può notare anche in questo caso dal diagramma a barre, si ha una
perdita del peso dell'incidenza della popolazione regionale sul contesto nazionale che è pari a 150.177 unità, ovvero meno 7,3%. Si tratta di 1.894.110 abitanti, con un decremento molto consistente rispetto all'anno precedente, ed anche confermato in termini di segno dal decremento che si ha tra il 2011 e il 2019, pari almeno 4,2 per mille. L'incidenza della popolazione femminile sulla popolazione totale è del 51% e l'età media è di 44,4 anni, quindi più giovane rispetto alla media italiana, all'età media italiana. Anche per questa ragione, per questa regione, la piramide per età e sesso evidenzia immediatamente un invecchiamento rispetto al 2011. E inoltre, con riferimento alla popolazione residente, si ha, con le ultime fotografie, la possibilità di individuare un'inversione di tendenza. Tra il 1951 e il 1981 si ha un incremento medio annuo della popolazione pari allo pari allo 0,3 per mille. Da quella data si passa da incrementi a decrementi sistematici. Nel trentennio tra l'81 e l'11 esso è pari a meno 1,7%, si parla di incrementi medi annui, e tra il 2011 e il 2019 è pari a meno 4,2 per mille. Vado veloce per evitare di sforare. Negli ultimi 8 anni cresce il peso della popolazione residente maschile e si mantiene superiore alla consistenza rispetto al dato misurato in Italia. Cresce anche l'età media della popolazione residente, sempre mantenendosi più elevata del dato misurato in Italia, e cresce l'indice di vecchiaia, sebbene in questo caso si tratti di valori al di sotto dei valori misurati in Italia. La popolazione residente straniera in Calabria pesa per il 5,5% sul totale della popolazione residente in Calabria, in questo caso nel 2019. In questo caso, rispetto al 2011, si ha un incremento, si tratta di 103.395 residenti, con un decremento rispetto al 2019 e invece incremento medio annuo positivo, appunto, più 5,8%. L'incidenza della popolazione femminile è al 49,5% sul totale della popolazione residente in Calabria e l'età media, con riferimento alla quota di popolazione straniera naturalmente, è l'età media è di 34,7 anni. Andiamo a vedere che cosa succede in Calabria per ampiezza demografica dei comuni. Anche in questo caso si ha, diciamo, una situazione non particolarmente disomogenea, ma che non pone mai situazioni, diciamo, tra di loro agli estremi. In particolare si può però evidenziare il comune di Reggio Calabria, che è il comune effettivamente più popoloso in Calabria. Per quanto riguarda l'incidenza della popolazione straniera, si può notare subito a colpo d'occhio come essa sia faccia da contorno al confine della penisola, ovvero si affacci prevalentemente sul mare, in particolare sul Mar Ionio, nella parte a nord-est est della Calabria, quindi in provincia di Cosenza, ma intorno alla penisola, soprattutto con riferimento a tutta la parte che si affaccia sullo Ionio e alla parte sud che si affaccia invece sul Tirreno. Per quanto riguarda l'età media della popolazione in Calabria, abbiamo, diciamo, una particolare specializzazione ad età più popolazioni più vecchie nel nord del Cosentino ed anche però verso lo Ionio, nella parte nord della regione, mentre il rapporto di mascolinità risulta essere veramente molto variegato. Io avrei finito il mio intervento, mi sembra di essere rimasta nei tempi, quindi rilascio. Sì, grazie Paola, sei stata... Sto cercando di eliminare la condivisione, un attimo, ce l'ho fatta?
Sì, ti ringrazio Paola, sei stata nei tempi e quindi passo la parola al dottor Pasquale Binetti che invece ci parlerà degli indicatori della popolazione per titolo di studio e condizione professionale. Vai Pasquale. Pasquale, devi attivare il microfono. Eccomi qua, scusatemi, c'è stato un piccolo inghippo. Allora, buongiorno. Saluto anzitutto, appunto, a parte i colleghi relatori, un po' i partecipanti, tra cui immagino, spero, abbastanza numerosi colleghi dei comuni e anche possibilmente delle prefetture che hanno condiviso con noi nel 2018, diciamo nel 2019, anche nel 2020, hanno condiviso con noi, diciamo, lo sforzo dell'operazione censuaria che è stata molto, molto, immagino, molto complessa e molto, diciamo, gravosa. Allora, di cosa vi parlerò in sostanza? Non vanno le slide, non riesco a capire perché. Non Eccolo qua, perfetto. Allora, vi parlerò sostanzialmente di due argomenti, appunto il livello di istruzione diciamo, nelle tre regioni e la condizione professionale anche qui nelle tre regioni, due argomenti, due fenomeni che poco fa, proprio in sessione plenaria, il professor Kelly appunto, ha definito particolarmente sensibili proprio in questo momento, con l'emergenza sanitaria in corso, sono diciamo all'ordine del giorno. Sostanzialmente farò una panoramica abbastanza veloce, purtroppo il tempo è quello e trattandosi di due argomenti per tre regioni necessariamente andrò veloce, uno sguardo al territorio, parlerò anche di una cosa particolare che è un gap di genere su entrambi i fronti e noterete che come potete immaginare appunto molto più facile pensare appunto a un gap sfavorevole per quanto riguarda la componente femminile della nostra, diciamo, del nostro mondo, però c'è un fenomeno in cui in particolare questo gap si inverte a favore delle donne. Prima di iniziare vorrei, aspettate un attimo, cambio la vista che così mi viene più facile. Ecco qua, perfetto. Dicevo, una piccolissima riflessione da parte di uno scrittore monaco zen giapponese, giusto per iniziare, che il vero segreto dell'apprendimento, stiamo parlando appunto di istruzione, dicevo, è avere sempre una mente da principiante, perché nella mente di un principiante ci sono molte possibilità, mentre nella mente di un esperto poche. Allora, cominciamo a parlare della situazione appunto dell'istruzione nel Lazio. In pratica, come vedete, i colorati ci sono la situazione Lazio-Italia e, come vedete, in valore assoluto e in percentuale potete sostanzialmente verificare che appunto nel Lazio sostanzialmente il grado di istruzione appunto della popolazione fino al secondario di primo grado e diciamo ha una percentuale inferiore, la popolazione ha una percentuale inferiore rispetto alla media italiana, mentre questo assume un valore più importante per quanto riguarda la scuola di secondaria di secondo grado e terziario superiore. Significa che nel Lazio diciamo, la condizione dell'istruzione è diciamo, in qualche modo migliore rispetto alla media italiana. Vediamo un attimo che cosa è successo. Io farò i paragoni rispetto al 2011. Vediamo un po' che cosa è successo a livello appunto, diciamo, sia appunto della regione che nell'Italia per quanto riguarda diciamo, il 2011, rispetto al 2011. Ebbene sì, abbiamo ancora degli analfabeti, nel Lazio sono comunque, diciamo, la loro presenza si è dimezzata, sono oggi solo lo 0,3%. Diminuisce complessivamente la popolazione in possesso solo di un titolo di studio di livello inferiore, ciò significa che la qualità, diciamo, del livello sta migliorando e quindi appunto cresce più che nella media nazionale la popolazione che ha conseguito
una laurea magistrale specialistica o un dottorato di ricerca. Nel grafico in basso potete apprezzare sicuramente le variazioni che sono intervenute in questi 8 anni. Per quanto riguarda invece il territorio, diamo così un'occhiata a quello che succede nel territorio. La provincia di Roma ovviamente è quella più più avvantaggiata anche dal fatto di avere anche più università. Ricordo che in tutta la regione operano ben 11 università, quindi questo di fatto facilita in qualche modo l'approccio e l'accesso ai livelli superiori più alti, diciamo, dell'istruzione. Quindi dicevo, nella provincia di Roma è poco più del 20%, ricordo che il nostro target è la popolazione di 9 anni e più, quindi che ha già almeno conseguito un titolo di studio elementare. Quindi la provincia di Roma, poco più del 20%, possiede un titolo di studio terziario o superiore, quindi stiamo parlando di laurea specialistica, laurea magistrale, eccetera. È un valore decisamente più alto della media nazionale, ma superiore anche a quello della media regionale. In particolare a Roma Capitale la percentuale sarà il 24%. Purtroppo Viterbo e Latina hanno un po' meno, diciamo, sono meno avvantaggiate sotto questo aspetto, hanno una quota di persone diciamo in possesso di titoli di istruzione più bassi, più alte rispetto alle altre province. Questo lo potete apprezzare ovviamente guardando appunto gli istogrammi in grigio, che sono quelli appunto che si riferiscono alle scuole secondarie di primo grado. Più alti sono e più le differenze, diciamo, dagli altri punti che rappresentano gli altri titoli di studio danno la dimensione anche grafica di quello che stavo appunto dicendo poco fa. Per quanto riguarda appunto il gap di genere, solitamente siamo abituati appunto a pensare che le donne sono ovviamente più hanno meno come dire opportunità degli uomini. In realtà questo è vero, per quando se guardiamo appunto il nostro grafico, per quanto riguarda i livelli secondari, diciamo i livelli più inferiori dell'istruzione, in questo caso sono le donne a essere più sfavorite rispetto ai maschi. In particolare il 69% degli analfabeti sono donne e il 58% degli analfabeti privi di titolo di studio. Le posizioni un po' si livellano in corrispondenza dei titoli di scuola secondaria e di secondo grado, ma la cosa importante è che su 100 persone invece in possesso di istruzione terziaria e superiore, 55 sono donne. Poco meno, come potete vedere proprio dal puntino rosso che rappresenta il valore italiano, quello del Lazio è poco sotto, quindi 50, quindi diciamo la maggioranza delle donne hanno un titolo di studio di istruzione superiore di terzo livello. Per quanto riguarda la situazione del Molise invece è leggermente felice sotto questo aspetto, se mi passate il termine. Infatti qui la popolazione in possesso di un grado di istruzione fino al primo grado è un po' più alta della media nazionale, e mentre risultano un valore più alto della media nazionale quello di per quanto riguarda terziario superiore. Anche poco fa il professor Kelly lo sottolineava facendo un paragone tra le varie regioni. Che cosa è successo in 8 anni? Si è quasi dimezzata la presenza degli analfabeti, che però restano ancora quasi l'1% della popolazione. Si è avuta una forte flessione anche del 30% del 30% degli alfabeti privi di titolo di studio, cioè coloro che pur sapendo leggere e scrivere non hanno un titolo di studio. Risulta anche in aumento, ma in misura inferiore al trend nazionale, la popolazione con titolo di studio superiore di secondo grado e terziario e superiore. Il grafico in basso ve lo apprezza. Diciamo, il fenomeno è specie sui livelli superiori aumenta, ma in misura minore rispetto alla media nazionale. Per quanto riguarda le province, differenze tra le due, quindi non ci sono da sottolineare cose particolari, sono entrambe sullo stesso livello, in particolare
anche con la media nazionale. Ricordo qui, per esempio, che nel Molise c'è una sola università. Anche qui il gap di genere è nello stesso grosso modo, nello stesso segno di quello che abbiamo notato nel Lazio. Abbiamo la sorpresa che per quanto riguarda l'istruzione terziaria superiore, le donne addirittura hanno un livello ancora più alto, diciamo in percentuale, della media nazionale, sono 57 su 100, mentre in Italia sono 56. Nel Lazio, come avete visto, eravamo un po' più sotto. Vado avanti velocemente, adesso vediamo la Calabria. Qui la situazione è leggermente meno felice rispetto anche al Molise. I possessori di titolo di studio fino al primo grado sono ben più alti come percentuale rispetto alla media nazionale e anche rispetto a quelle altre due regioni che abbiamo visto. Grosso modo sono sullo stesso livello quelli in possesso di scuola secondaria di secondo grado. Invece per quanto riguarda i possessori di titolo terziario, quindi laurea eccetera, siamo al di sotto della media nazionale. Anche qui il fenomeno in 8 anni, per quanto vediamo che cosa è successo, si è dimezzata la presenza degli analfabeti, che però rappresentano ancora l'1,7% della popolazione, quindi stiamo parlando di circa 3 volte il dato medio nazionale. Cresce anche poi in misura inferiore, come potete vedere dal grafico in basso, la popolazione con titolo di studio secondario di secondo grado e terziario superiore. Anche qui giovani laureati crescono, ma decisamente in misura molto inferiore rispetto all'andamento nazionale. Nelle province, ovviamente, le province più avvantaggiate sono quelle sede di università, cioè Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. Ricordo che nella regione operano 4 università, quindi sono quelle che hanno la maggior quota di popolazione in possesso di titoli più elevati. Curiosamente, vi do un'informazione così, Rende, che è una sede di università, è il comune che in Calabria ha la più alta percentuale, quindi stiamo parlando di quasi il 29%, di residenti in possesso di un titolo terziario superiore. Quindi stiamo parlando del doppio della media nazionale. Crotone e Vibo Valentia nell'ambito della regione sono un po' più svantaggiate, quindi perché riscontriamo le percentuali più alte di popolazione che si è fermata all'istruzione secondaria di primo grado. Gap di genere, anche qui siamo nello stesso senso, le donne istruite, sul fronte dei livelli più bassi di istruzione, le donne risultano ancora essere in leggera maggioranza rispetto agli uomini, ma sul fronte dei titoli più alti stiamo parlando di una percentuale di 57 donne su 100 in possesso di istruzione terziaria superiore. Circa il 53% dei dottori di ricerca che risiedono in Calabria sono donne, quindi un dato anche più alto del valore medio nazionale. Facciamo un attimo di pausa per introdurre il nuovo argomento, e mi è sembrato carino presentare questa frase di Steve Jobs, conoscete tutti, che l'unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. Passo velocemente allora a descrivere la situazione per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda appunto la situazione del Lazio. Troviamo forze di lavoro complessivamente in crescita del 9%, quindi praticamente il doppio della media nazionale, e rappresentano il 53,5% della popolazione, quindi sono in maggioranza. Risulta un aumento di occupati del 5%. C'è qualche problema di audio, Pasquale? Hai di nuovo forse la connessione un po' lenta? Più del doppio. Vedo che la connessione. Sì. Allora, va bene adesso, Maria, mi confermi? Diciamo che va meglio. Grazie.
Gli occupati, quindi dicevo, sono aumentati del 5%, ma in modo preoccupante anche consistente i disoccupati in cerca di occupazione che aumentano del 40, sono aumentati del 40%, quindi il doppio della media nazionale. Gli studenti sono anche qui in crescita, sono l'8% della popolazione e sono in crescita di quasi il 13%, e invece risultano stranamente in diminuzione coloro che si dedicano alle cure domestiche, meno 3%, che oggi rappresentano l'11% della popolazione. Oggi intendo dire dati del censimento 2019. Velocemente confrontiamo appunto un confronto tra i tassi. Il tasso di attività del Lazio è leggermente al di sopra della media nazionale, leggermente cresciuto rispetto al 2011. Il tasso di occupazione pressoché invariato è in linea grosso modo con quello dell'intero paese. Il tasso di disoccupazione invece è più, come vedete, 14,4, è più alto rispetto alla media nazionale e cresce di più di 3 punti rispetto al 2011. Uno sguardo alle province: la provincia di Frosinone risulta il territorio più in sofferenza, mentre la provincia di Roma... Sei a 5 minuti, Pasquale, scusami. Vado, non ti preoccupare. Provincia di Roma, il tasso di attività e il tasso di occupazione sono superiori alla media regionale. Per quanto riguarda il gap di genere, invece questo qui purtroppo lo conferma, per quanto riguarda, vedete, in particolare il tasso di disoccupazione è sempre più sfavorevole per le donne, che superano di 2,5 punti il corrispondente valore di quello maschile. Vado velocemente. Per quanto riguarda il Molise, anche qui troviamo forze di lavoro in crescita, più del 2%, ma meno ovviamente della metà della media nazionale. Abbiamo però invece un sensibile calo degli occupati e una crescita dei disoccupati in cerca di occupazione. Stiamo parlando del meno 8% degli occupati e un più 19% per quanto riguarda i disoccupati, eccetera, eccetera. Quando vedete, non ci sono altre informazioni significative, perlomeno sono grosso modo nel trend, però diminuiscono dell'11% gli studenti e del 16% i pensionati e i percettori di redditi da capitale, ma un aumento considerevole le persone in altra condizione, più 26%. I tassi di attività sono grosso modo quelli che un fenomeno, come dire, in linea grosso modo con quello che avevamo visto anche per il Lazio, anche se sono valori un po' più alti. Tasso di attività infatti inferiore di 3 punti alla media nazionale, anche se in crescita rispetto al 2011. Il tasso di occupazione è solo leggermente migliorato, ma resta sostanzialmente al di sotto di quello dell'intero paese. Il tasso di disoccupazione si mantiene decisamente più alto rispetto alla media nazionale. Per quanto riguarda le province, non ci sono grosse differenze tra le due. Velocemente arrivo al differenziale di genere. Anche qui tasso di attività più alto per quanto riguarda gli uomini e distanza di 18 punti. Per quanto riguarda l'occupazione, anche gli uomini sopravanzano quello delle donne di quasi 19 punti. Il gap, purtroppo, sempre a sfavore delle donne, si inverte sul tasso di disoccupazione, dove invece sono appunto le donne avere un tasso di ben 7 punti più alto rispetto a quello, allo stesso valore dei maschi. Ultime slide, la situazione per quanto riguarda in Calabria. Qui abbiamo le forze di lavoro purtroppo in debole crescita, non arriva neanche all'1% la variazione, quindi meno di un quarto della media nazionale. Abbiamo un calo degli occupati, più del 2%, ma è una significativa crescita dei disoccupati del 13,3%. 9% sono gli studenti in meno e il 13% i pensionati percettori di redditi da capitale. Aumentano del 5% coloro che si dedicano alla casa e quasi del 9% le persone in altra condizione.
tasso di attività inferiore di quasi 6 punti alla media nazionale, in lieve crescita rispetto al 2011, tasso di occupazione diciamo, sostanzialmente stabile rispetto al precedente censimento, però come vedete resta pesantemente inferiore di 9 punti a quello dell'intero paese. Il tasso di disoccupazione è in peggioramento e si distanzia dalla media nazionale di 9 punti. Per quanto riguarda il territorio, le province e Reggio Calabria che detiene il primato del tasso di attività, le altre province intorno alla media regionale, mentre a Catanzaro e Reggio Calabria insieme hanno diciamo, il tasso di occupazione alquanto più elevato e a Crotone invece l'incidenza minore. Vibo Valentia risulta invece quella più sfavorita per il tasso di disoccupazione, 10 punti in meno della media nazionale, il tasso che si è registrato a Vibo Valentia. Anche qui situazione sul gap di genere è in linea grosso modo, anche se con valori leggermente diversi con quello delle altre due regioni che abbiamo visto diciamo, sostanzialmente poco fa. Ovviamente questa carrellata è stata molto breve, molto concitata, ma è più che altro un invito anche ai partecipanti ad approfondire attraverso la lettura delle nostre pubblicazioni. Un caro saluto a tutti e grazie. Grazie Pasquale, sei stato nei tempi anche tu. Adesso passo la parola invece al dottor Giuseppe Stassi che ci... Scusate, non ho avviato il mio video, ma vedo ancora le slide in condivisione. Comunque, il dottor Stassi invece ci parlerà cosa ci raccontano le informazioni censuarie nei comuni secondo la strategia nazionale delle aree interne. Prego, Giuseppe. Buongiorno a tutti. Ringrazio dottoressa Picci. Allora, le variabili che abbiamo visto illustrate finora assumono un significato particolare o possono assumere un significato particolare se riferite alle cosiddette aree interne. Le aree interne sono state determinate dalla strategia nazionale per le aree interne, cioè quella politica nazionale anche di recente nascita, una strategia nata nel 2014, che ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo di queste aree del paese, definite interne in quanto significativamente distanti da quelli che sono i centri di offerta dei servizi, e che in conseguenza di questo hanno subito o possono aver subito un processo di marginalizzazione, un processo sicuramente di deantropizzazione e in alcuni casi anche la mancata inclusione delle persone ivi residenti in quelli che sono i servizi e le possibilità di crescita offerte dal sistema. Le aree interne quindi sono una chiave lettura importante, e per meglio comprenderle bisogna un attimo determinare appunto quali sono i comuni che costituiscono queste aree interne. Quindi io adesso, oltre appunto ad avervi accennato a quella che è la strategia nazionale aree interne, quindi il frame in cui nasce questa classificazione, cercherò di illustrare quali sono i comuni e come si è arrivati a quella determinazione di questi comuni. La metodologia che ha permesso la classificazione dei comuni in aree interne e poli aree interne, appunto, parte da una lettura policentrica del territorio, cioè dalla consapevolezza che il nostro territorio nazionale è caratterizzato dalla presenza di un diffuso numero di poli, quindi di comuni o di insiemi di comuni che offrono servizi essenziali, e dalla restante parte di comuni che gravitano intorno ad essi e che da essi dipendono per la fruizione di questi servizi essenziali. Servizi essenziali che sono stati identificati in quelli di offerta scolastica, da tutta l'offerta scolastica secondaria, offerta sanitaria e mobilità. L'offerta sanitaria si concretizza nella presenza di ospedali in grado di avere che posseggono dipartimenti di emergenza e accettazione di primo livello, mentre la mobilità è la presenza di stazioni ferroviarie Platinum, Gold o Silver.
Non entro nel dettaglio, ma in alcune realtà è stato necessario un po' forzare la metodologia, perché in realtà non tutti, ad esempio i capoluoghi di provincia, dispongono di, contemporaneamente di questi servizi. Grazie a questo tipo di analisi è stato possibile determinare i poli urbani e porre tutti gli altri comuni al di fuori di questi poli, ed è suddividendoli sulla base di un indicatore di accessibilità ai servizi, inteso come il tempo necessario per raggiungere dai comuni non polo il polo più prossimo, il polo più vicino. Quindi gli altri comuni sono stati suddivisi, come vedete, in area di cintura, ovvero sia quei comuni dai quali in meno di 20 minuti si raggiungeva il polo più prossimo, e analogamente, sempre sulla base di questo indicatore di accessibilità, aree intermedie, aree periferiche e aree ultraperiferiche, a seconda che il tempo necessario fosse fra i 20 e i 40 minuti, fra i 40 e i 75 o addirittura oltre i 75 minuti. Cosa ha determinato questa classificazione? Ha determinato una sorta di bipartizione in centri e aree interne che a loro volta sono suddivisi in sei classi: i centri in polo, polo intercomunale e cintura, le aree interne in comuni di tipo intermedio, periferico o ultraperiferico. In valore assoluto, e riferendoci al numero dei comuni al 1 gennaio 2019, che sono 7.914, come sapete il numero dei comuni è variabile, sempre intorno agli 8.000, vediamo come si distribuiscano e come diciamo il numero, valore assoluto maggiore, riguardi i comuni di cintura. A fianco potete vedere come a questi comuni appartenga, in questi comuni risieda una popolazione ovviamente abbastanza diversa come consistenza, e lo stesso può dirsi per quella che è la superficie che afferisce al territorio di questi comuni. Passando a numeri più intellegibili, probabilmente a valori percentuali, possiamo vedere come la composizione percentuale dei comuni per classe e ci fa vedere come oltre la metà dei comuni italiani siano classificati come area interna. Il 44% è cintura, mentre una parte minimale, quindi l'1,5%, è il polo intercomunale, e il 2,7% sono comuni polo. Tornando ai comuni di area interna, che è l'oggetto di questo intervento, i comuni di area interna vedono una prevalenza di comune intermedio, che rispetto al totale complessivo dei comuni è poco meno del 30%, a seguire abbiamo il comune periferico e il comune ultraperiferico. Queste percentuali mutano in maniera radicale a livello nazionale, in maniera radicale se andiamo a considerare la percentuale di popolazione che vi risiede. E qui il rapporto cambia. All'interno delle aree interne, scusate il bisticcio di parole, risiede poco più di un quinto della popolazione censita, che si suddivide anche in questo caso con netta prevalenza nei comuni intermedi rispetto a quelli che sono i comuni periferici e ultraperiferici. Di contro, il restante 78% della popolazione risiede in quelli che sono comuni o di polo piuttosto che di cintura. Che cosa comporta questa suddivisione a livello nazionale, andando a guardare le varie regioni? Ecco, andando a guardare le regioni, questa suddivisione, questa distribuzione non è assolutamente omogenea. Se vado a considerare l'incidenza dei comuni classificati come interni sul totale dei comuni per ciascuna regione, vedo che l'incidenza varia da un minimo di 32 a un massimo di poco più del 96%, e lo stesso ragionamento, la stessa variabilità osserviamo se vado a considerare l'incidenza della popolazione residente all'interno di questi comuni, che oscilla fra poco meno del 9% e il 73,5%, quindi una distribuzione non omogenea. Questo riferito ai tre territori di nostro interesse in questo momento, quindi mi muoverò in ordine geografico nord-sud, quindi prima Lazio, Molise e
soltanto geograficamente per ultima Calabria, mostra delle distribuzioni diverse. Al confronto con quella nazionale possiamo vedere che in Lazio solo il 23,3% dei comuni è classificato di centro, la restante parte area interna. Una proporzione diversa da quella che vedremo in ogni caso, questa chiaramente rimane costante a livello nazionale, che vede poco più della metà, come dicevamo prima, classificata come area interna. Anche in questo caso le percentuali differiscono quando andiamo a osservare quanta popolazione risiede in questi comuni di area interna, perché rispetto alla classe, diciamo, alla percentuale di comuni, qui cambia radicalmente. Vediamo che poco più di un quarto della popolazione residente in Lazio risiede in comuni di tipo interno, e una percentuale superiore, ma non di tantissimo, rispetto a quello che è il dato nazionale. Entrando nel dettaglio e andando ad osservare la dinamica demografica di questi comuni nel periodo intercensuario, intendendo per questo la variazione, questa in media, dal 2011 al 2019, piuttosto che la variazione dell'ultimo anno, osserviamo che per quanto riguarda il Lazio, la popolazione, abbiamo già visto, è cresciuta nonostante la flessione dell'ultimo anno. Quindi rispetto al 2011 abbiamo una crescita di popolazione che viene rallentata, potremmo dire, dalla decrescita registrata nel 2019 rispetto al 2018. Vediamo comunque che nel dettaglio cresce di più la popolazione nei comuni di centro rispetto a quella delle aree interne. Anche se però vediamo che poi la flessione, seppur di poco, colpisce più i comuni di centro in quest'ultimo anno. L'essere area interna, dicevo prima, comporta dei fenomeni di marginalizzazione, di esclusione, forse di mancanza di occasioni, che si riverberano su alcuni indicatori tanto demografici quanto di istruzione e lavoro. Ne ho selezionati alcuni fra i numerosissimi disponibili e sono quelli anche presenti sul fascicolo che avete avuto modo di scaricare, e al confronto li confronterò brevemente con quelli nazionali. Ecco, possiamo vedere come l'incidenza della popolazione straniera non differisca poi di tanto se vado a osservare il dato del Lazio rispetto alla differenziale che si registra a livello nazionale. Il rapporto di mascolinità, cioè, si vede, è più variabile rispetto a quello nazionale, e vediamo invece come la popolazione delle aree interne risulti di un'età media inferiore. E diciamo, i dati di struttura ci fanno vedere una popolazione meno anziana, di conseguenza meno dipendente, e una popolazione soprattutto anche con un indice di struttura della popolazione attiva, quindi il rapporto fra la popolazione attiva e la popolazione delle forze di lavoro più anziane rispetto alle forze di lavoro più giovani, più favorevole rispetto al dato registrato al centro. Non si può sostenere quindi che invece rispetto al titolo di studio che l'essere residenti in un'area interna penalizzi, cosa che si rileva in un certo qual modo a livello nazionale, seppur con differenze non eccessive, rispetto alla possibilità di conseguire un titolo di studio secondario, e invece sembra penalizzare. I dati ci dicono questo, l'essere residente nelle aree interne quando andiamo a guardare il conseguimento di un titolo di studio terziario o superiore al terziario. Non si riscontrano differenze in ordine al tasso di attività, mentre riguardo al tasso di occupazione registriamo un valore inferiore e purtroppo anche un valore superiore del tasso di disoccupazione. Fenomeni che comunque si notano anche a livello nazionale con proporzioni più o meno simili. E passiamo a quelli che sono i dati analoghi riferiti al Molise. Come possiamo vedere, anche qui abbiamo una netta prevalenza di comuni di area interna rispetto ai comuni di polo, dai comuni di centro,
scusate, con il centro, è nettamente superiore al dato che viene registrato in Italia. Diverso invece è il rapporto alla popolazione residente. Oltre il 60%, 60,1% dei residenti nella regione Molise risiede in comuni di area interna, una percentuale, come vedete, praticamente tre volte superiore a quella che si registra a livello nazionale. È diverso il discorso sulla dinamica demografica. La dinamica demografica, del resto è nota, la dinamica demografica del Molise è un territorio in continuo spopolamento, un territorio abbiamo già visto in continuo spopolamento, e questo si vede anche e soprattutto potremmo dire a livello di aree interne, dove si assiste a una decrescita costante in media anno dal 2011 fino al 2019 e a una significativa decrescita anche nell'ultimo anno 2019-2018 e a qualsiasi livello di della classificazione. E veniamo a quelli che sono gli indicatori di presenza straniera, gli indicatori demografici. Al di là dei dati che abbiamo già visto, la presenza straniera è molto meno incidente in Molise rispetto al dato nazionale, e vediamo come si distribuisce. Qui notiamo un dato, ad esempio, in controtendenza, nel senso che l'incidenza straniera nelle aree interne in Molise è superiore rispetto all'incidenza straniera e della popolazione straniera nei comuni di centro, e questo è un dato in controtendenza rispetto al dato nazionale. E inevitabilmente, ma questo è un dato abbastanza noto, la struttura per età della popolazione delle aree interne è già in una situazione di struttura per età della popolazione, di popolazione anziana, e nelle aree interne questo si acutizza. Vediamo che l'età media è decisamente superiore delle aree interne, ne consegue comunque un indice di vecchiaia ben superiore, 243 anziani ogni 100 giovani, e questo comporta degli indici di dipendenza e di dipendenza degli anziani superiori. Anche la struttura per età, la struttura della popolazione attiva ci rivela come la popolazione attiva di età più anziana prevalga in maniera più decisa rispetto alla popolazione giovane, rispetto a quello che è il dato a livello centro. Ciò nonostante vediamo comunque una similitudine, anzi una perfetta coincidenza con quello che è il dato Italia a livello di aree interne. Scusate. Quasi 5 minuti, Giuseppe, scusami. Sì, poco meno, ho il cronometro. Stavo dicendo, quindi, riguardo invece alle possibilità di conseguire un titolo di studio, nonostante il Molise sia una regione, è stato citato prima nei dati della plenaria, una delle regioni dove si consegue maggiormente un titolo di studio elevato, questo vale prevalentemente per quello che riguarda i comuni di centro. Essere in un'area interna, vediamo, penalizza in un certo qual modo rispetto a essere residente in un'area di centro, e anche in questo caso notiamo come questo valga prevalentemente nel caso di un titolo di studio terziario o superiore. Non si riscontrano invece differenze per quanto afferisce al tasso di attività, e notiamo anche in questo caso invece un minor tasso di occupazione e purtroppo nelle aree interne un maggior tasso di disoccupazione, con una distanza comunque che rispecchia la distanza registrata a livello nazionale. E mi avvio verso la conclusione offrendovi la stessa carrellata di dati riferiti al territorio della Regione Calabria. La Regione Calabria, sotto questo primo indicatore della composizione percentuale, si rivela molto simile a quella, al dato registrato in Molise. Abbiamo oltre l'80% della popolazione, quindi abbiamo un ulteriore incremento, oltre l'80% dei comuni, scusatemi, che sono di tipo interno, è nettamente superiore al dato nazionale.
Rispetto a quello che abbiamo visto prima, poco più della metà, il 52,7% della popolazione che risiede in questi comuni. Comunque due realtà, quella molisana e quella calabrese, decisamente diverse dal dato nazionale in entrambi i casi. Anche in Calabria registriamo un decremento di popolazione e anche in Calabria registriamo un decremento che colpisce in particolare le aree interne rispetto ai centri e i comuni di tipo periferico rispetto a quelli di tipo intermedio piuttosto che ultraperiferico. Questa tendenza vale tanto in media annua quanto rispetto all'ultimo anno censuario. È sempre a testimonianza di un dato regionale comunque che ci testimonia questa tendenza demografica. E rispetto alla presenza straniera, anche in Calabria rileviamo come non ci sia una significativa differenza fra quelle che sono le aree interne e quelli che sono i centri. Notiamo anche in questo caso un'età media leggermente superiore, insomma superiore rispetto a quella registrata nei comuni di centro, e il consueto riverberarsi, potremmo dire, sull'indice di vecchiaia, che comunque è ben inferiore di quello registrato a livello nazionale, e sull'indice di dipendenza e sull'indice di dipendenza degli anziani, valori superiori nelle aree interne. E diversamente vediamo come l'indice di struttura popolazione attiva, seppur di poco, risulti inferiore nelle aree interne rispetto a quelle che sono le aree di centro. Venendo agli indicatori sul titolo di studio, confermiamo una tendenza già registrata, purtroppo anche per quanto riguarda la istruzione secondaria di secondo grado. Essere in un'area interna penalizza anche in questo caso, penalizza sicuramente sul titolo terziario e offre un tasso di attività inferiore, un tasso di occupazione inferiore, ma un tasso di disoccupazione, potremmo, diciamo, se non di tantissimo, un tasso di disoccupazione inferiore rispetto a quello dei centri, sebbene purtroppo molto superiore di quello registrato in Italia. In conclusione, abbiamo visto come oltre la metà dei nostri comuni siano interni, Ares si afferisce oltre il 60% del territorio, ma ospitano poco più di un quinto della popolazione. La consistenza di queste aree interne è molto variabile a seconda delle regioni. Abbiamo il 76% nel Lazio, Molise e Calabria superano l'80%. In Italia abbiamo visto che può essere anche ben diverso. La stessa cosa si può dire per la quota di popolazione che vive in questi territori, poco più di un quarto in Lazio, tre quinti in Molise, più della metà in Calabria. Il Lazio vede crescere la popolazione delle aree interne, nonostante appunto la flessione dell'ultimo anno, diametralmente opposto Molise e Calabria, continua perdita di residenti. L'incidenza della popolazione straniera non si differenzia molto in questi territori. Il progressivo spopolamento spesso si accompagna all'invecchiamento della popolazione, fenomeno molto significativo in Molise, e stare in un comune periferico può pregiudicare il livello di istruzione e i tassi di attività e purtroppo registrare un tasso di disoccupazione, nonostante l'ultimo dato in controtendenza, che sia superiore a quelle delle aree di centro. Io vi ringrazio per l'attenzione, ho sforato di 45 secondi, e rilascio la parola al coordinatore. Grazie Giuseppe, e con piacere passo la parola all'ingegnere Iorfida, responsabile dell'ufficio di statistica della Regione Calabria, che invece appunto ci racconterà come la Regione Calabria ha già usato i dati censuari per la propria governance e anche di quello che si potrà fare poi. Prego, dottor Ingegnere Iorfida. Grazie Maria, consentitemi prima di tutto di dare il mio buongiorno a tutti i partecipanti. I relatori che mi hanno preceduto hanno sostanzialmente mostrato, hanno fatto un'analisi efficace dei risultati del censimento. Il mio intervento è praticamente il punto di vista di chi utilizza i dati del censimento. L'utilizzo dei dati del censimento per la governance del territorio.
come sarà organizzato il mio intervento? Il mio intervento sarà organizzato in una parte introduttiva, dare forma al dato, cioè come utilizzare l'informazione acquisita a partire dai dati disponibili, in particolare i dati del censimento. Statistica e processo decisionale. Mi interrogherò sul tema che cos'è la statistica in una maniera particolare, non faccio nessuna anticipazione, e poi cercherò di dare il mio punto di vista su come la statistica possa supportare il processo decisionale. Quindi fin qui una parte generale. Poi entrerò nel merito dell'utilizzo che fa Regione Calabria dei dati censuari nei documenti di programmazione, per passare poi a far vedere uno strumento utilizzato dalla Regione per la valutazione delle politiche di sviluppo e passare quindi alle conclusioni. Dare forma al dato, quindi. In tabella vedete uno dei risultati del censimento, quindi costruire una tabella come quella in figura che riporti la popolazione residente al 31 dicembre corrisponde a fornire un elenco di dati. Se poi partendo da questi dati facciamo delle elaborazioni, tipo quella sulla destra, dove ho rappresentato la ripartizione per sesso in Calabria della popolazione, abbiamo un'informazione. Dare forma al dato significa, quindi, secondo me, utilizzare l'informazione acquisita. Ma come? Secondo un flusso abbastanza standard. Si parte dal dato. Il dato viene elaborato e quindi l'elaborazione del dato consiste nell'informazione. L'informazione viene tradotta in conoscenza. Ci manca la chiusura del cerchio. Per la chiusura del cerchio mi piace citare un economista statunitense vincitore del premio Nobel per l'economia nel 1972. I suoi studi sono stati prettamente economici, però si possono estendere alla statistica in generale. Il messaggio di Kenneth Arrow è il seguente: potete avere il dato, potete avere l'informazione, c'è la conoscenza, però se non riusciamo a tradurre tutto questo in un modello, non riusciamo poi a governare i processi. Vi avevo quindi sostanzialmente in maniera molto presuntuosamente detto che avrei affrontato il tema cos'è la statistica, presuntuosamente perché un ingegnere civile che in un convegno organizzato dall'Istat si addentri a spiegare cos'è la statistica o è un pazzo o non so che altro. No, è semplicemente un accenno e l'ho fatto in maniera simpatica, secondo me, a partire da questo libretto che è stato pubblicato da Istat nel 2002-2003, che raccoglie 250 tweet, quindi 250 tweet su cos'è la statistica per una serie di persone. Il primo è quello che a me piace di più, dice: lancio una moneta infinite volte e otterrai uno studio attendibile, una moneta fuori corso. Il messaggio è duplice. Per conoscere un fenomeno bisogna studiarlo, però questo studio deve essere finito, cioè deve essere protratto per un tempo ragionevole. Se no, io avrò uno studio attendibile, uno studio preciso, però nel frattempo il tempo è passato e quindi non è più utilizzabile. La statistica è la sorella maggiore della matematica, è troppo saggia per dare tutto per certo, quindi nella matematica 1 più 1 fa 2, in statistica non sempre 1 più 1 fa 2. In effetti il 20% delle statistiche è corretto, il restante 81% è affetto da errori. E ancora, qua si arrabbieranno i miei amici dell'Istat, per rendere la statistica una scienza perfetta basta aggiungere un circa. Alla fine che mondo sarebbe senza gli outlier? Questa è, diciamo, è una riflessione importante, un tweet importante, perché molto spesso nelle code delle distribuzioni ci sono le cose che diciamo, ci fanno approfondire nella maniera corretta le informazioni che abbiamo, cioè non tutto sta nella media. Le informazioni agli estremi del campo di distribuzione molto spesso sono quelle più interessanti. Quindi il ragionamento qual è? Oggi abbiamo una sovrabbondanza di dati, una ridondanza di dati, oserei dire, per cui essendo i dati in quantità eccessiva forse rispetto all'utilizzo che se ne deve fare, diventa fondamentale la capacità di trattare i dati, la
la capacità di capire, la capacità di costruirci un modello, come ho detto prima, e quindi la statistica nella nostra ideale cassetta degli attrezzi è uno dei principali strumenti di supporto alle decisioni. Veniamo adesso all'ambito calabrese, Regione Calabria. Regione Calabria utilizza i dati censuari nei documenti di programmazione? Certo che sì. In tabella, nella slide, vedete sempre uno degli esiti della la prima diffusione dei dati definitivi 2018 e 2019, di dicembre 2020, del censimento della popolazione e delle abitazioni, c'è un'indicazione sulla popolazione residente di 15 anni e più per condizione professionale. I dati del censimento, i dati censuari, vengono trasposti nei documenti di programmazione. I documenti di programmazione di Regione Calabria tengono abbondantemente conto dei dati del censimento. Non potrebbe essere che così. Piano regionale per le politiche attive del lavoro è un esempio di strumento di programmazione che utilizza, che viene predisposto a partire dai dati censuari. È una sorta di documento di indirizzo. Al documento di indirizzo, che è il piano regionale sulle politiche attive del lavoro, fa seguito lo strumento attuativo. Quindi dal piano all'avviso. Basta andare sul sito Calabria Europa, ho dimenticato di inserire un link, ve lo posso fornire, per vedere tutti i bandi che vengono finanziati, in particolare a valere su risorse del POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Dote Lavoro e Inclusione Attiva è un esempio, e Dote Lavoro è uno strumento, è un avviso che mira a sostenere l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati attraverso un'offerta personalizzata di strumenti di politica attiva. La Dote, in particolare, è una misura di politica attiva finalizzata alla collocazione o ricollocazione di persone in cerca di occupazione mediante l'erogazione di un contributo economico finalizzato a remunerare le attività e i servizi funzionali alle esigenze di inserimento lavorativo. Quindi, a partire dal dato censuario, strumento di programmazione, avviso. Il cerchio si chiude con la valutazione delle politiche. Regione Calabria si è dotata, tra gli altri strumenti, di un osservatorio sulle economico-territoriale sulle politiche del lavoro. In questo caso mi sono ricordato di inserire il link. Quindi, cosa fa questo osservatorio? Questo osservatorio, a partire dai dati censuari, dai dati in particolare in questo caso dell'esempio sull'occupazione, fa una valutazione sull'efficacia delle politiche di Regione Calabria. Quindi viene adottata una misura, viene fatta una valutazione dell'efficacia di questa misura in maniera da poi poter apportare dei correttivi. Siamo arrivati alle conclusioni. Evidentemente il censimento sulla popolazione non è un mero esercizio statistico. Lo potremmo vedere come una fonte di dati da immagazzinare in maniera statica, ma altrettanto in maniera evidente non è così. Cioè non è che noi ci limitiamo ad accumulare i dati del censimento, non avrebbe molto senso. Allora che cosa succede? Che cosa se ne fa dei dati del censimento? I dati del censimento vengono elaborati. Vengono elaborati per arrivare a quelle che l'Istat chiama nel suo report di dicembre 2020 come sintesi dei principali risultati. Quindi da una parte abbiamo il dato freddo, il dato del censimento, la tabella, dall'altra abbiamo i risultati. L'aumento della quota dei disoccupati, diminuiscono le persone che non hanno concluso un corso di studi, lo squilibrio di genere permane, livelli più bassi di occupati nel mezzogiorno, nel sud, la diminuzione della popolazione residente nei piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti, l'incremento di popolazione rispetto al 2011 da attribuire quasi esclusivamente alla componente straniera. Il nostro è un paese sempre più vecchio. Sono i risultati ai quali hanno fatto riferimento i relatori che mi hanno preceduto. Quindi, come ho già detto, non è un mero elenco di dati, un mero esercizio statistico, ma il censimento consente l'estrapolazione di una serie di informazioni che sono rilevanti ai fini della governance del territorio. Pensiamo per esempio alla definizione di parametri amministrativi, i collegi elettorali,
alla definizione delle esigenze logistiche per l'istruzione, all'ammontare dei trasferimenti finanziari verso i territori, all'assetto dei servizi sanitari. Io avrei finito, vi ringrazio e ridò la parola alla dottoressa Picci. Grazie mille, ingegnere Iorfida. Abbiamo terminato i nostri interventi, quindi direi di rispondere alle domande che sono arrivate, ma visto che siamo perfettamente nei tempi, forse anche con un po' di anticipo, mi riservo di fare anch'io, diciamo, delle domande ai miei colleghi, magari per approfondire alcuni temi che abbiamo dovuto tralasciare proprio per rispettare i tempi. Inizierei con rispondere al dottor De Natale, che ci ha chiesto se sono in corso studi sugli iscritti all'AIRE. Paola, la dottoressa Cortese può rispondere a questa domanda e poi anch'io penso di voler dire qualcosa. Prego Paola. Studi sulla popolazione residente all'AIRE sono sempre stati, diciamo, possibili sulla base delle informazioni statistiche che l'Istat rilascia, quindi di fatto i dati disponibili per procedere in tal senso esistono. Con riferimento all'AIRE in particolare io non saprei aggiungere altro. Lascio a te la... Sì, allora no, io volevo soltanto aggiungere che le quote di cittadini iscritti all'AIRE per esperienza è fortemente condizionata dalla tenuta e dalla qualità delle anagrafi, che certamente sta migliorando con l'entrata in vigore dell'anagrafe della NPR, quindi dell'Anagrafe Nazionale delle Persone Residenti, ma che ancora, risente di tutte queste novità, comprese quelle dei censimenti probabilmente. Se questo fenomeno però dovesse risultare confermato dai risultati censuari, certamente c'è da andare a studiare, però sinceramente non mi viene, non ho notizia, diciamo così, di comuni in cui, come ci diceva il dottor De Natale, la popolazione iscritta in AIRE è maggiore della popolazione residente, però potrebbe essere un mio baco informativo, diciamo così. Un attimo la parola per aggiungere semplicemente che i dati censuari comunque forniscono, e non solo i dati censuari, informazioni utili per procedere alla realizzazione di tali studi. I dati censuari in particolare, restituendo poi informazioni a livello comunale, sono ancora più utili in tal senso. Assolutamente. Rispondiamo a una domanda sulla richiesta di diffusione ne ha parlato in sessione plenaria il dottor Gazzelloni, il direttore che si occupa proprio della diffusione dei dati censuari in particolare. Le slide verranno inviate, siccome sono tante le cose che andremo a diffondere ed è difficile adesso andare a fare l'elenco, però le slide, anche quelle della plenaria, verranno distribuite a conclusione dell'evento, quindi lì ci sono tutte le certezze che le ipotesi di diffusione dei dati censuari. C'è poi la domanda, sempre credo per Paola, della dottoressa della Banca d'Italia, che ci chiede se è possibile includere in queste analisi anche quella che noi statisticamente chiamiamo la popolazione temporaneamente presente. Paola, vuoi fare tu? Sì, va bene, ok, io posso introdurre sicuramente una risposta in prima battuta, che è la seguente: i censimenti generali non rilevano più la cosiddetta popolazione presente, credo che l'ultimo anno in cui questa informazione è stata raccolta sia del 2001, non del 2011, del 2011. Comunque non, i censimenti, quelli permanenti, sicuramente non raccolgono questa informazione. Però esistono, delle statistiche che l'Istituto Nazionale di Statistica produce, che sicuramente danno la possibilità di fare analisi di questo tipo.
Il Comune di Roma, per esempio, li usa moltissimo. Inoltre posso aggiungere che l'Istat, sulla base del pendolarismo per lavoro, per esempio, ha definito la mappa d'Italia secondo i sistemi locali del lavoro. Quindi, diciamo, le variabili dirette o proxy esistono per poter approcciare una risposta ai quesiti posti. Sì, io voglio aggiungere su questo argomento che lo scopo e l'obiettivo del censimento permanente, ma soprattutto del grande sforzo che l'Istat sta facendo per la costruzione e il popolamento di tutti, dell'archivio delle popolazioni residenti, tutti i nostri archivi che l'Istat sta costruendo proprio partendo anche dagli archivi amministrativi, sicuramente daranno la possibilità di approfondire gli studi su tantissimi fenomeni che magari fino adesso era stato più complicato cogliere anche con la rilevazione censuaria. Quindi lo sforzo che sta facendo l'Istat da anni ormai proprio di costituire gli archivi che andranno di fatto gli archivi della popolazione, l'archivio il registro dei luoghi, ne abbiamo tantissimi, serviranno proprio e saranno davvero uno strumento molto potente per poter analizzare e studiare fenomeni che magari ancora adesso con le stesse rilevazioni, magari anche sul campo, sono comunque difficili da cogliere. Quindi certamente ci sarà anche queste potenzialità di studio saranno più forti, saranno aumentate. Non so se ci sono altre domande, credo di no. Quindi continuerei un attimo solo con la dottoressa Cortese e poi continuo anche con gli altri relatori. Ha descritto la situazione regionale, però certamente c'è anche possibile dare alcune informazioni entrando nel dettaglio magari provinciale o degli stessi capoluoghi di provincia. Sì, certo, nel rapporto ci sono tantissime informazioni ulteriori rispetto a quelle che ho potuto io nel breve tempo disponibile, che poi non era neanche breve, in realtà siamo riusciti comunque a coprire una buona parte delle informazioni da rilasciare. Nel volume ci sono moltissime altre informazioni in tal senso, anche a livello provinciale ed anche a livello comunale. In particolare quello che si può dire è che la provincia, per quanto riguarda il Lazio, la provincia di Roma è fortemente attrattiva, e soprattutto il Comune di Roma poi, per la popolazione, quindi diciamo riesce ad incrementare la propria popolazione residente sia in virtù dell'attrazione appunto della provincia nel complesso, ma soprattutto in virtù della capacità attrattiva di flussi di popolazione definita proprio dal Comune di Roma Capitale. Con riferimento poi alla popolazione straniera, sempre nella provincia di Roma, diciamo l'attrazione diventa ancora più marcata che non per la popolazione di cittadinanza italiana, in quanto l'80,9% circa degli stranieri residenti nel Lazio si concentra proprio nella provincia di Roma. E le aree intorno agli altri due capoluoghi di regione, Campobasso e Catanzaro, invece non registrano una simile capacità attrattiva, tutt'altro. Vorrei riprendere un attimo il discorso sull'area metropolitana di Roma Capitale. Per capirne diciamo la capacità attrattiva, basti pensare che alcuni comuni immediatamente limitrofi al comune di Roma Capitale, quale per esempio Fiumicino, Guidonia e Montecelio, ma poi possiamo parlare anche di Pomezia, di Tivoli, risultano avere una consistenza demografica superiore anche agli altri capoluoghi di provincia laziali. Quindi voglio dire, è indubbia la capacità attrattiva dell'area metropolitana di Roma. Non è così per esempio in Molise, dove il capoluogo di regione Campobasso non solo certifica nel tempo attraverso i dati censuari un sistematico decremento della popolazione, ma addirittura certifica questo sistematico spopolamento, che non è certificato intorno
intorno, nei comuni intorno alla sua area amministrativa, che invece risultano essere stabili da questo punto di vista. In Calabria, con riferimento per esempio sempre all'area provinciale di Catanzaro, abbiamo addirittura una situazione nella quale il capoluogo sembra attrarre in una dinamica di spopolamento anche i comuni limitrofi. Diciamo che queste sono informazioni che mi sembrava abbastanza, mi sembravano abbastanza particolari, importanti. Grazie Paola. Adesso proseguo con gli altri relatori, poi se rimarrà ancora del tempo tornerò, perché ho un'altra diciamo curiosità. Per invece il dottor Binetti volevo un po' capire se come si spiegano un po' le differenze tra le regioni esaminate, per esempio nel livello complessivo dell'istruzione conseguita. Come si possono spiegare? Sì, grazie. Intanto permettetemi solo una piccola annotazione. Maurizio non sapeva che nei tweet che ha citato c'era quello di un nostro collega, io me ne sono accorto adesso. Allora, non dico ovviamente chi è, però... Allora, dunque, stavamo parlando, appunto, abbiamo affrontato molto velocemente prima gli argomenti. In realtà il problema qual è? Lo avevo in qualche modo citato. Anzitutto, sicuramente la disponibilità di strutture di istruzione e di formazione, che ovviamente nel Lazio è più diciamo ce n'è maggiore disponibilità rispetto alla, per esempio, al Molise o alla stessa Calabria, dove comunque non mancano. Sicuramente questo è un primo handicap in teoria, visto dal punto di vista dello svantaggio. Un altro discorso che diciamo può influire su questo, diciamo, su questo aspetto potrebbe essere anche la relativa difficoltà di raggiungere i centri dove sono collocate le strutture universitarie, anche se questo in realtà, specie oltretutto proprio in questo periodo con le varie attività di didattica a distanza, mal forse in parte digerita dagli studenti, però permette di superare in parte queste barriere. Un altro aspetto che, come avete visto, ho citato in qualche modo, è la diminuzione, in realtà Paola poco fa ce l'ha fatto vedere anche bene, è la diminuzione in realtà proprio della popolazione e l'innalzamento dell'età media, quindi significa che ci sono anche meno persone che sono disposte a studiare o comunque sono in età da studiare, e credo forse un altro aspetto siano i possibili sviluppi e sbocchi professionali. Nel Lazio, ovviamente, teniamo conto, nel Lazio consideriamo anche come appunto la presenza di Roma, ovviamente, e varie istituzioni, ministeri, che sono densamente presenti nella città, chiaramente forse fungono anche in questo modo da polo attrattivo. D'altro canto, in altre situazioni potrebbero non essere così, cioè non esserci tutta questa disponibilità di domande di lavoro da parte di altri enti. Spero di essere stato esauriente. Sì, grazie Pasquale. Invece al dottor Stassi mi piacerebbe chiedere quale tipologia di comune ha subito, per esempio, il maggior decremento demografico, ma in realtà anche quale ha registrato il maggiore intervento demografico. Insomma, domande ce ne potrebbero essere tantissime, quindi se ha qualche curiosità in più, da qualche informazione particolare più che curiosità da fornirci, ci fa sicuramente piacere.
Sì, grazie. Io prima ho illustrato i dati prevalentemente distinguendo le aree interne dai centri per ragioni di spazio e di tempo. È chiaro che nel momento in cui andiamo a soffermare la nostra attenzione sulla tipologia di comune, si presentano alcune caratteristiche, alcune facilmente prevedibili, altre magari meno intuitive. Nel senso che il maggiore incremento demografico ovviamente lo manifesta su in Italia, lo manifesta il Polo rispetto al 2011, però lo manifesta la cintura rispetto al 2018. Ma se vado a guardare, ad esempio, i comuni delle tre regioni che abbiamo appena esaminato, abbiamo incremento solo nei comuni di Polo. Diciamo, il maggiore incremento lo registro in Lazio per i comuni di Polo, mentre vado a vedere, abbiamo già visto che i comuni del Molise e della Calabria sono tutti in decremento perché i fenomeni, le dinamiche demografiche del nostro paese, sono abbastanza, varie e variegate. Vediamo anche come la popolazione straniera si distribuisca in maniera, non, cioè in maniera diversa dalla sua incidenza. In Italia la maggiore incidenza di popolazione straniera si registra nel Polo, così come in Lazio. In Molise sono i comuni di tipo intermedio che registrano la maggiore incidenza di popolazione straniera, in Calabria quelli di Polo intercomunale. Anche la struttura per età della popolazione, l'età media, diciamo, la tipologia di comune potremmo definire così, in maniera molto approssimativa, diciamo, più giovane, sono quelli di tipo polo intercomunale a livello nazionale. In Lazio sono quelli di cintura, anche perché, attenzione, non tutte le regioni hanno la tipologia polo intercomunale. In quelli che abbiamo visto oggi c'era soltanto la Calabria. In Lazio comunque sono, e questa sarebbe una conferma, comuni di cintura, così come in Molise. In Calabria polo intercomunale come in Italia. Questo si riverbera in una certa qual maniera, ma non sempre, sull'indice di vecchiaia. Che a livello nazionale il più basso indice di vecchiaia ce l'abbiamo nei comuni di cintura, e diversamente nel Lazio sono quelli intermedi, quindi più verso le aree interne, cintura per il Molise, polo intercomunale. Quindi i dati sono veramente tanti. Una volta che si va a creare questa matrice, ecco, i nostri database possono riservare tantissime sorprese e meritano un approfondimento sicuramente. Su queste caratteristiche, su queste e su tantissime altre caratteristiche. Claudio, grazie, grazie Giuseppe. E adesso anche una domanda e una curiosità per l'ingegnere Iorfida, al quale chiedo se, oltre alle cose, alle attività e ai lavori che sono già stati anche sinteticamente presentati prima dall'ingegnere Iorfida, la regione Calabria pensa di aver individuato, aver trovato altri campi per applicare, diciamo così, per utilizzare i dati del censimenti in generale, in particolare quello della popolazione per la governance del territorio. Grazie. Allora, io devo ringraziare la dottoressa Picci per l'invito a relazionare in questo evento molto importante. Questo invito io l'ho preso come un segno del diverso rapporto che si è instaurato recentemente tra Regione Calabria e l'Istat. Nel 2019, per la prima volta nella sua storia, Regione Calabria, nelle sue strutture organizzative, ha individuato una struttura che si occupa esclusivamente di statistica, un settore ufficio statistico nell'ambito del Dipartimento Programmazione Unitaria, e io di fatto sono stato il primo responsabile indicato di questo settore. Io nella mia azione di responsabile di questo settore sono partito da una serie di paletti, da una serie di punti fermi. Uno, dall'imprescindibilità del rapporto con l'Istat, che a mio avviso deve essere l'interlocutore privilegiato di Regione Calabria quando si tratta di statistica, per una migliore qualità della statistica in generale, ma per tutta una serie di motivi. Per questo fatto noi abbiamo formalizzato nel corso del 2020, quindi in piena pandemia, un rapporto di collaborazione, collaborazione tra Istat e Regione Calabria.
è stata formalizzata al presidente dell'Istat una richiesta dal presidente Santelli, dal compianto presidente Santelli, e abbiamo indicato in particolare due filoni. Il primo filone abbiamo chiesto, e Istat ha aderito immediatamente, abbiamo chiesto il supporto dell'istituto nella definizione del sistema statistico regionale, nella definizione di una legge regionale organica e in tutto quello che ne consegue. Il secondo filone è quello al quale fa riferimento la dottoressa Picci. Abbiamo chiesto il supporto dell'Istat ogni qualvolta Regione Calabria ne avesse avuto necessità per affrontare problematiche, per affrontare questioni organizzative e per poter predisporre al meglio gli atti di programmazione necessari. Questo lo voglio sottolineare su stimolo, ho visto tra i partecipanti dell'amico e collega il dottore Cosimo Cuomo, che poi è il colui che ha dato il via all'osservatorio, quello sulle politiche del lavoro, che poi si sostanzia in una rubrica periodica di pubblicazione dei dati e delle elaborazioni. Quindi la risposta è evidentemente e chiaramente sì. Fin quando Istat ci darà la sua disponibilità, noi approfitteremo di questa disponibilità per il miglior uso dei dati censuari e di tutte le banche dati dell'Istat. Grazie, ingegnere Iofida. Credo che non so se c'è ancora qualcuno dei partecipanti che magari vuole fare al volo una domanda, perché siamo ormai in dirittura d'arrivo, altrimenti faccio una domanda rapidissima alla dottoressa Cortese, che proprio mi incuriosiva, ma veramente sintetica la risposta. Paola, volevo sapere se esistono delle specializzazioni per la popolazione residente straniera nelle tre regioni. Sì, esistono delle specializzazioni, anche perché normalmente immagino che gli aggregati di popolazione straniera siano distribuiti sul territorio nazionale, quindi anche nelle nostre tre regioni, in base e in virtù anche dei modelli di sviluppo dei territori specifici e della loro richiesta di servizi. Possiamo notare che, come ho già detto, la componente più consistente di popolazione straniera è definita dai cittadini non italiani di cittadinanza europea. In particolare si tratta soprattutto di cittadini dell'Unione Europea, e in particolare, in dettaglio ancora più preciso, si tratta di rumeni, sono circa il 34% per esempio nel Lazio, non arrivano al 30% nel Molise, ma si avvicinano molto, e superano sempre il 30% anche in Calabria. E possiamo aggiungere qualcosa su questa specializzazione, per esempio con riferimento al Lazio: in provincia di Rieti prevale la popolazione residente di cittadinanza europea, mentre invece a Frosinone è più forte la componente, per esempio, di stranieri di origine africana. I cittadini asiatici sono più presenti soprattutto in provincia di Roma e in provincia di Latina, sul litorale in particolare. Nel Molise invece l'incidenza della popolazione non italiana risulta più diversificata sul territorio, ma andando a fare a tirar fuori un dettaglio per aree intraregionali, quali per esempio quelle provinciali, possiamo dire che il censimento del 2019 ci restituisce una provincia caratterizzata per una quota più elevata di stranieri europei, mentre invece nella provincia di Isernia si ha una maggiore concentrazione di asiatici, per esempio. E anche in Calabria l'incidenza dei vari continenti risulta diversificata in realtà, con riferimento per esempio alle province. Nel territorio del Vibonese, in quello cosentino, è più elevata la quota di europei. E gli africani invece sono più presenti nelle province di Catanzaro, dove un terzo della popolazione immigrata proviene da questo continente, e nella provincia di Reggio Calabria. Vorrei semplicemente aggiungere che normalmente nella quota di popolazione, questo avviene in tutte le regioni, di cittadinanza non italiana prevale l'incidenza femminile, soprattutto con riferimento ai paesi, ad alcuni paesi dell'Asia, ma soprattutto ai paesi europei, mentre per esempio tra la popolazione proveniente dall'Africa, di cittadini residenti provenienti dall'Africa, di cittadinanza africana, prevale la componente maschile.
grazie mille alla dottoressa Cortese, ma a tutti voi relatori, colleghi e non. Ringrazio anche i partecipanti da lontano comunque a questo nostro evento, a questa nostra sessione. Speriamo di aver lanciato qualche sassolino di interesse su qualcuno degli argomenti magari da andare a approfondire e anche, perché no, farlo insieme. Ringrazio tutti, auguro a tutti una buon continuo di giornata e speriamo di poterci incontrare presto, magari anche dal vivo questa volta. Grazie a tutti ancora e a presto.